Allora, io da più o meno agosto-settembre dell'anno scorso, vabbè, mi allenavo prima in palestra come personal trainer, ho perso un po' di peso perché prima ero un po' più grassottella, diciamo, e quindi mi sono iscritta in palestra insieme ai miei fratelli, ho fatto questo percorso, quindi dopo 4 mesi avevo già perso 20 kg. E quindi è una cosa che mi piaceva e tutto. Poi ci sono stati diversi stop, però diciamo che c'è stato un periodo, appunto agosto-settembre dell'anno scorso, che ho proprio sentito proprio malissimo al ginocchio. E poi definitivamente verso novembre ho smesso. Infatti ho parlato anche con il mio personal trainer e ho detto mi fermo, non ce la faccio. Ho tenuto il ginocchio a riposo, infatti stavo a casa anche dal lavoro, perché pensavo che comunque tenendolo a riposo era la migliore soluzione. Io associavo il dolore anche a una questione di testa, perché ovviamente la mia testa diceva, ecco, il dolore c'è, tienilo subito a riposo, quindi cercavo di proteggere il ginocchio. Invece facevo l'effetto contrario. Tenendolo a riposo, diciamo che è stato non peggio, però non ho risolto il problema. Ho smesso di andare in palestra. Sembrava stupido, ma ho smesso di mettere i tacchi. La borsa, sì, perché io comunque al lavoro portavo anche due borse, le pratiche e altro, sentivo maggiormente, a parte le spalle, però anche il peso sul ginocchio, perché camminando col peso, quindi andavi ad aggiungere carico al ginocchio. E poi ho fatto un mese a casa dal lavoro, ho lavorato da casa appunto per tenere il ginocchio. No. Infatti, dopo un po' il mio datore di lavoro mi ha detto: dobbiamo capire se dobbiamo mettere malattia, perché se no non può continuare con lo smart working. E quello un po' diciamo che ha influito anche sullo stress e altro. Però adesso rimetto i tacchi, rivado comunque al lavoro normale, li tengo tutto il giorno. Il bruciore che avevo non lo sento quasi più, perché comunque ho cambiato anche il modo di tenere le gambe. Quindi prima le tenevo un po' più tese per via degli esercizi che facevo, adesso le tengo un po' più rilassate e quindi diciamo che sta migliorando molto. Sì.